cercherò di essere molto sintetica, anche perché raccontarvi 25 anni di storia ci vorrebbe un po' di tempo, quindi veramente sarò molto 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 breve. E mancano alcuni ospiti di quali abbiamo ricevuto comunque gli auguri di molte sedi dell'assessore regionale dottor Andru, del dottor Palermo che è responsabile della ASP numero 3 di Nuoro, che fino all'ultimo ha donato le visioni, poi naturalmente gli impegni istituzionali li hanno portati da un'altra parte, però sono veramente ovviamente con noi. Ringraziamo i tenori stiviti che ci hanno accompagnato nel canto della messa e quindi saranno con noi lo stesso tutto il giorno. E che dire? Voglio così fare una sintesi velocissima, ma velocissima davvero, in apertura. Li ha ricordati Don Mario, i donatori che hanno fatto storia a Vinti. Noi abbiamo 25 anni di storia e siamo nati perché ci hanno spinto gli amici dell'Avis di Lula. Succede così, è una malattia un pochettino contagiosa quella dell'Avis. Da cosa nasce cosa, e una volta che ci ammaliamo di questa malattia non c'è antidoto, non riusciamo a guarire. Quindi veramente abbiamo iniziato a collaborare con l'Avis di Lula 25, 26, 27 anni fa e poi ci hanno invitato a costituirci come Avis di Vinti. Abbiamo iniziato con uno sparuto numero di donatori che erano una cinquantina circa e oggi siamo 144, 145. Per un paese piccolo come il nostro io credo che sia comunque un numero significativo. In 25 anni di storia credo che avremmo dato una cosa come 6.000 sacche di sangue circa, quindi per un paese davvero piccolo come il nostro di 3.000 anime, signor sindaco, quanti siamo, credo che sia una cosa significativa. Bene, quando siamo nati c'erano degli amici che erano pionieri e donatori e allora non esisteva l'Avis e si presentavano a chiamata, quindi le famiglie che avevano bisogno, i talassemici in modo particolare, che erano costretti tra virgolette ad elemosinare veramente quelle sacche di sangue che erano salvavita, bene, gli intesi sono stati sempre molto generosi. Quelli sono stati i primi che hanno costituito veramente l'Avis di Vinti. Io voglio ricordarvi alcuni che non ci sono più molto velocemente perché mi fa piacere, perché erano con noi e sono con noi. Non sono tantissimi, ma 14 di quelli che hanno iniziato con noi non ci sono più, alcuni dei quali erano veramente molto giovani, quindi in questo momento li ricordo e poi faremo un minuto di silenzio. E sono Bandino Melchiorre, Barra Luigi, Calvisi Battisio, Cateda Diego, Conti di Andrea, Conti Roberto, Ena Arcangelo, Farina Fette, Farre Ciliaco, Mameli Pietro, Paolo Battista, Giovanni Michele, Zambrano Teresa, Zampello Giovanni. Se vi permettete volevo intercalare e chiamare il primo gruppo di donatori ai quali riconosciamo le nostre benemerenze e poi intercaliamo con gli altri interventi, ok? Così aspettiamo un attimino. Allora, abbiamo dei donatori da premiare. Allora, il primo gruppo... Puoi scegliere, non vi ho chiesto il permesso, ho detto che si fa così, però potevate scegliere, o si fa così o si fa così, ditemi voi, posso andare avanti. Grazie, ma non avevo dubbi perché siete troppo buoni, non è caso, siete volontari. Allora io chiamo senz'altro il primo gruppo di donatori che sono qui presenti in sala, ricordando velocemente anche quelli che non ci sono, ma come vi ho detto prima sono veramente assenti giustificati, chi ha matrimoni, chi ha lauree, chi ha qualche problema, chi è fuori per altri impegni, però sono idealmente qui con noi. Allora il primo gruppo di donatori, se poi mi assistono le nostre belle ragazze Maria Antonietta e Matteo col bel ragazzo una bella coppia, e poi naturalmente chiederemo l'aiuto di qualcuno per dare le benemerenze. Io li chiamo tutti insieme, così venite tutti qui e posizionate alla mia sinistra in modo che Monica farà una bella foto del gruppo e ognuno verrà dato il riconoscimento. Il primo gruppo sono benemerenze in rame per i donatori che hanno fatto dalle 9 alle 15 donazioni. Allora io vi chiamo Bella Gianluca, che è presente, e qui Calvisi Annunziata, Coco Francesca Rosa, Conti Gianpietro, Consiglio Gabriele, Dodo Samuel, Sergio Gabrielli, che in questo momento non c'è, Pamela pure,
credo che non ci sia un qualche problemino. Manu Giulia, Orecchioni Marco, Ormesu Damiano, Pala Sara, Palimode Pietro e Pira Maio. Allora, se vuoi mettere... Cassino Gabriele, Corsino, Dodo Samuel, Arriviamo, Sì, sì. Okay. Dodo Samuel. Dodo Samuel. Ok, abbiamo Manu Giulia. Giulia, Orecchioni Marco, Orecchioni Marco, Ormesu Damiano, Damiano, ok, e Sara Pala, c'è? Sara, no, non c'è. Sta arrivando Giulia, no. Palimode Pietro, Pietro, c'è? E Pira Maio, c'è, ok, cito velocemente gli assenti, sono Bantino Marco Pasquale, Calvisi Domenico, Calvisi Pietro, Caprolo Paolo Antonio, Cazzetta Nicolina, Cosello Loredana, e manca Maria Grazia e Paola Valentina. Grazie, grazie a tutti. Io adesso passo all'altro gruppo di donatori che prendono la benemerenza in argento dorato, e sono i donatori che hanno fatto dalle 25 alle 49 donazioni. Man mano che vi chiamo vi prego di avvicinarvi qui. Iniziamo con Brancato Maria Pia, Carai Sebastiano, De Montis Antonietta, De Lobo Piera, Lodo Franca, Migretto Gisella, Pala Antonio, Pala Francesco, Pinna Salvatore, Sella Luigi e Tori Tommaso. Di quelli che siete qui, io vi chiamo per uno, signor Sindaco, vuoi dare una mano ai nostri ragazzi consegnando queste benemerenze? Io li richiamo per ordine, Brancato Maria Pia, ok? Carai Sebastiano, ok? De Monte Sant'Ognetta, avete saltato il Carai? No, ok, ok. De Monte Sant'Ognetta, De Lobo Piera, se no poi non dipendono, se lo riconosco assolutamente. Siete avanti, Lodo Franca, va bene, Migretto Luisella, ci siamo, Pala Antonio, non c'è, ok, Pala Francesco, Pinna Salvatore, Sella Luigi e Tori Tommaso. Cito gli assenti giustificanti: Buffoni Giuseppe, Cazzetta Giannetto, Manca Melchiorre, Lidia Giovanni e Pala Giovanni Maria. Grazie a tutti. Ma per il buon saluto.
mi sento mi emoziono e credo che siano davvero orgoglio della nostra comunità, ma un patrimonio della Sardegna. Commentista. Grazie. Cosa che rete parla? A chi ti bella sa terra natia, la contemplo e la ero il pensamento, e a stata esche un monumento a pelle e cucurito e santeria. Abbiamo avuto anche questo grande privilegio insieme al Presidente nazionale di essere ricevuti in udienza da Papa Francesco, quindi anche questo fa parte di momenti importanti della vita associativa, ci piace ricordarlo, perché significa che abbiamo una considerazione davvero alta per il servizio che eroghiamo alla comunità. Allora, vedete che qui c'è alla mia sinistra un pannello dove c'è scritto Avis, la casa del dono. E ci sono alcune parole chiave, perché il paese di Bitti si è riconosciuto in Avis come la casa del dono. Allora, questo pannello, insieme agli omaggi fatti dai ragazzi diversamente abili del laboratorio di ceramica di Bitti, hanno costruito questo percorso, questi omaggi a tutte le nostre sedi, ed è veramente un grande orgoglio sentirci Avis Casa del Dono. All'interno di questa casa non ci sono mobili, divani o tende, ma ci sono delle parole chiave che ci contraddistinguono
tipo la gratuità, il volontariato, l'accoglienza, l'ascolto, la coesione, la responsabilità, la consapevolezza, tutta una serie di parole chiave che i nostri ragazzi della scuola di ceramica hanno inciso in ogni casetta. Sono casettine di ceramica, non saranno grandi opere, ma per noi hanno un valore grandissimo. Alcuni di questi ragazzi sono qui presenti e vorrei che si avvicinassero. Non vorrei dimenticare, allora c'è Davide sicuro, Davide dove sei? Eccolo qua, c'è Davide, c'è Lorenzo, c'è Ilenia, c'è Roberto. Che ci hanno fatto questo grande regalo. Tra l'altro io sono particolarmente affezionata a questi ragazzi perché alcuni di questi sono stati miei alunni, vero Roberto? Posso raccontare un aneddoto velocissimo? Diversi anni fa io ho fatto un'esperienza in amministrazione, quindi ero in consiglio comunale ed ero candidata, quindi si faceva una corsa. Dall'altra parte, in una lista contraria alla mia, c'era il babbo di Roberto. Quindi eravamo davvero in contrapposizione. E Roberto, chiedo scusa al babbo, ma faceva pubblicità per chi? Vota a chi? Cosa dicevi Roberto? Che... A votare a chi? A babbo tuo o a mio? A te. Ah. Cioè votate a Rino, questo è vero, tanto vero che è uscita in casa. Okay. Veramente io di questo li ringrazio e ringrazio con questo le insegnanti che credo che siano qui, vabbè, Lucia e Antonella, venite qui a Rino, si sono nascoste, vero? Ti hanno vergogna loro, venite qui, perché li hanno seguite in questo percorso, ringrazio anche. Piazza dei donatori di sangue, perché insieme a loro ha costruito quest'idea. Quindi veramente voi, Roberto, Davide e Lorenzo, state facendo un regalo a tutti questi signori, quindi si porteranno a casa le vostre casette bellissime e in ognuna di queste casette hanno scritto quelle parole chiave di cui dicevo. Qualcuno dei miei amici della Rete Nazionale dice io vi rubo quella che c'è scritta ascolto, perché mia moglie non mi ascolta mai, non lo so. Però veramente grazie, e con questo saluto anche Antonio Terzetta, che c'è qui in duplice veste come rappresentante, va bene, della scuola, del liceo scientifico, ma anche come presidente dell'associazione Giulio Ornino, che segue questi ragazzi in questo percorso. Grazie. Allora, vuol dire qualcosa? Allora, grazie a tutti. A tutti. A tutti, grazie. Io sono la più vizia direttore del coro.